Buongiorno bambini, come state? Oggi vediamo le stagioni dell'anno, la sestazione dell'anno. Siete pronti? Iniziamo. Ci sono quattro stagioni. Abbiamo l'inverno, la primavera, l'estate e l'autunno. E si ripetono ciclicamente ogni anno, seguendo quest'ordine. Vediamo. In inverno fa freddo, capita che nevichi, piove, c'è vento. I mesi dell'inverno sono dicembre, gennaio e febbraio. In primavera sbocciano i fiori, fa più caldo, ci sono più giornate di sole, però c'è anche la pioggia. I mesi che fanno parte della primavera sono marzo, aprile e maggio. In estate fa caldo, chi può va al mare. C'è la frutta e si mangia tanto gelato. I mesi che fanno parte dell'estate sono giugno, luglio e agosto. E per finire abbiamo l'autunno. In autunno inizia a fare più freddo. C'è vento, piove, è nuvoloso e cadono le foglie dagli alberi. Diventano rosse, gialle. E cadono. I mesi che fanno parte dell'autunno sono settembre, ottobre e novembre. In che stagione stiamo adesso? Siamo in aprile, quindi siamo in primavera. Vediamo. Da cosa dipende il fatto che ci troviamo in estate, in autunno, in primavera? Dipende dalla posizione della Terra. La Terra gira intorno al Sole. In questo senso. Bene. Si cambia di stagione tra il 20 e il 23 di ogni mese. E abbiamo il solstizio e l'equinozio. Il giorno in cui si passa dall'autunno all'inverno si chiama solstizio d'inverno. Il giorno in cui si passa dalla primavera all'estate si chiama solstizio d'estate. Il giorno in cui si passa dall'estate all'autunno si chiama equinozio di autunno. Il giorno in cui si passa dall'inverno alla primavera si chiama equinozio di primavera. Vedete? Tra il 22 e il 23 settembre c'è l'equinozio d'autunno. Tra il 20 e il 22 giugno c'è il solstizio d'estate. Tra il 20 e il 21 marzo l'equinozio di primavera e tra il 21 e il 22 dicembre abbiamo il solstizio d'inverno. Bene, adesso dovete passare nel quaderno queste immagini. Tiene che scrivere nel quaderno la sestaciones y los meses. Entonces, inverno, dicembre, gennaio, febbraio. Primavera, marzo, aprile, maggio. E sì, hasta autunno. Ok? Ricordate di scrivere la data, primo, e il titolo in rosso, le stagioni. Va bene? Ci vediamo domani con la classe por Zoom, con la lezione su Zoom. A domani!